Caffè. Vediamo cosa fanno in televisione. Wow, danno la box! Mamma mia! Bello! Vai, non va la pizza! Dai, da fuggia! Da faccia... Maranno! Dai, ti aspetti! Voglio massacrare! Voglio andare a farci! Vai, vai! Non c'è per un diretto, dai! E cari videogiocatori, ben ritrovati nuovamente da Danimania Retro Games. Per come avete, immagino, compreso, oggi parlerò di un gioco per il mio Super Boy S, ovvero Boxing Legend of the Ring. Lo vediamo nei dettagli. Boxing Legend of the Ring è un videogioco di box, quindi di pugilato, del 1993, uscito per console Sega Mega Drive e Super Nintendo. I pugili sono rappresentati in sprite 2D con la visuale da sopra la spalla di uno dei due combattenti. Il titolo si riferisce alla famosa rivista di box The Ring, alla quale è stato concesso per questioni di licenza. Nel gioco sono rappresentati 8 famosi pugili di classe media. Certo, ne potevano mettere di più. 8 personaggi. Tutti i combattimenti del gioco si svolgono a Hilton, il casinò di Las Vegas. Ci sono anche banner pubblicitari per HBO, ma che non sono disponibili per la versione giapponese. Infatti, nella versione giapponese del gioco, gli incontri sono svolti in dei ring generici e usano il nome dell'editore a posto degli annunci dell'HBO trovati nella versione originale nordamericana. Sulla parte superiore dello schermo è possibile tenere traccia dello stato di benessere dei propri pugili. Man mano che i pugili si massacrano a vicenda, lo stato di benessere che è sopra lo schermo si può notare come viene meno, quindi la salute viene meno, i pugili vengono sfracassati e qualcuno ci crepa nel ring. Non ci resta altro che provare il gioco sul mio mitico Super Boy S, quindi inseriamo la cartuccia, ecco qua, e accendiamo la console. Bene, 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 come si può notare, il gioco parte che è una meraviglia. Considero sempre che da Like Game le cartucce sono veramente in perfetto stato. Per quelli che non hanno mai visto una puntata di Super Boy e per voi è la prima volta, vi invito a vedere il mio primo episodio di Super Boy. Il titolo è arrivato il Super Boy S. Vi invito a vederlo e poi pian piano la carrellata se vi interessa. Ok, questa è l'introduzione del gioco. Vediamo Boxing Legend of the Ring. Premiamo il tasto Start. Possiamo scegliere tra esibizione, carriera e così dicendo. Vabbè, andiamo a esibizione. Facciamo una bella esibizione. Questi sono i pugili, 8, per come ho detto, un roster un po' pietoso. E prendiamoci questo Leonard. Vediamo un pochettino cosa possiamo fare.
iniziamo il nostro gameplay. Abbiamo dei tasti molto semplici. Il tasto B serve per difendersi insieme alle frecce, il tasto Y per dare il jab, quindi il sinistro, e il destro per dare il gancio destro, quindi il colpo destro. Con le frecce direzionali possiamo scegliere se colpire al volto o allo stomaco del nostro avversario. Prendi questo, bastardo! Maledetto, muori! Boxing Legend of the Ring. Nonostante abbia un roster veramente ridotto all'osso, solamente 8 personaggi, il gioco si presenta tutto sommato buono, carino da giocare, niente di spettacolare chiaramente, ma è un buon passatempo. Ve lo consiglio e non ve lo consiglio in base ai gusti. Detto questo, Danimania vi saluta e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!